Ha continuato a dire bugie anche alle amiche, dopo che la vicenda era diventata di dominio pubblico. Questo è uno dei motivi per cui il Tribunale del Riesame ha deciso che gli arresti domiciliari non sono sufficienti e che Chiara Petrolini, 22 anni, deve andare in carcere. La giovane ha partorito due neonati a distanza di un anno, il 12 maggio 2022 e il 7 agosto 2023. Uno, l'ultimo nato, lo ha ucciso e sepolto nel giardino di casa a Traversetolo, in provincia di Parma, mentre il primogenito è sicuramente stato sepolto nel giardino di casa, ma ancora non si sa se sia stato ucciso o se sia nato morto. Gli esami medici sono in corso. La procura, sin dal principio, aveva chiesto per lei il carcere, ma il giudice per le indagini preliminari ha disposto gli arresti domiciliari. A quel punto, il procuratore capo di Parma, Alfonso Davino, ha fatto ricorso al Tribunale del Riesame, ritenendo che la misura fosse insufficiente. I genitori di Chiara Petrolini non si sono accorti delle due gravidanze della figlia, dei parti e dei crimini commessi. Possono forse essere ritenuti idonei a prendersi cura di lei e a vigilare affinché rispetti gli arresti domiciliari? Non sono forse troppo gravi le accuse omicidio premeditato e soppressione del cadavere dei due neonati partoriti per non metterla in carcere? Nei giorni scorsi, il Tribunale del Riesame ha accolto la richiesta della Procura e ha ordinato la reclusione in carcere. L'ordinanza, però, non è ancora esecutiva. Bisognerà aspettare le motivazioni della sentenza e poi l'eventuale ricorso in Cassazione da parte della difesa di Chiara Petrolini, che è previsto. Solo a quel punto la donna potrebbe andare in prigione in attesa del processo e ci vorranno un paio di mesi. Per la difesa di Chiara Petrolini, gli arresti domiciliari sono adeguati, in quanto non sussiste il pericolo di fuga né quello di reiterazione del reato, ha dichiarato il suo avvocato Nicola Tria. Prendo atto della decisione. A mio avviso, gli arresti domiciliari sono in realtà adeguati al contenimento delle esigenze cautelari proprie di questa vicenda. D'altro canto, la misura cautelare non può e non deve mai rappresentare un'anticipazione della pena. L'accusa, invece, ritiene che sia necessario un regime di detenzione più severo. Da quando è stato scoperto il primo cadavere in giardino, ovvero il 9 agosto scorso, a quando è stata arrestata, il 20 settembre, la giovane è stata più volte sentita e ha mentito agli inquirenti. Ha detto che l'ultimo figlio, un maschietto, era nato morto, mentre l'autopsia ha stabilito che il bambino respirava quando è stato partorito ed è deceduto a causa di un'emorragia dovuta a un errore nel taglio del cordone ombelicale. Ha affermato di non aver mai fumato marijuana né bevuto alcol durante la gravidanza, ma è stata smentita dalle amiche. Ha anche giurato che, se il bambino fosse nato vivo, avrebbe confessato tutto ai genitori e l'avrebbe tenuto, mentre invece su internet faceva ricerche su come procurarsi un aborto e su quanto tempo impiega un cadavere a decomporsi. Non è stata trovata alcuna ricerca online che faccia pensare che Chiara Petrolini volesse quel bambino. Hanno scritto gli inquirenti. Le ricerche dimostrano che l'obiettivo della studentessa nel portare avanti la gravidanza era quello di sopprimere il proprio figlio. Infine, non ha ammesso la prima gravidanza e, durante i due interrogatori dinanzi al GIP, si è avvalsa della facoltà di non rispondere. Pesa anche sulla volontà della procura di metterla in carcere il comportamento tenuto dalla ragazza e dalla sua famiglia dopo il 9 agosto, quando fu ritrovato il corpo del primo bambino nel loro giardino e i Petrolini furono avvisati della macabra scoperta. Erano a New York e non tornarono a casa. La giovane continuò a postare sui social fotografie dai grattacieli. In queste settimane, inoltre, non ha mai dato segni di pentimento. Intanto, la procura sta ancora indagando. La ragazza ha fatto davvero tutto da sola?